dal vecchio lazzaretto occupato, per questo il nome del gruppo Sons of Lazaret è nato tutto nel lazzaretto occupato che era in mezzo al nulla, quindi da lì la chiave desertica del nostro genere. E poi varie vicissitudini. All'inizio eravamo rimasti dopo pochi mesi solo io e lui, abbiamo cominciato a scrivere dei pezzi. Poi il fato ha voluto che abbiamo incontrato i nostri due cloni, 4 anni più giovani, che sono questi due qua. E praticamente prendi due, unisci, è venuto fuori un. Si vedono tutti i 4 anni, sì, palesemente. Sì, direi tu di sì, no, però. fisicamente, soprattutto sono i più vecchi. Questo effettivamente come concept è nato un po' per caso alla fine, perché io ho un amore che un pochettino ho trasmesso agli altri per quello che è tutto il sud della California, quindi Joshua Tree, tutta la musica stoner che è nata da quel particolare ambito. E boh, allora c'è tutta la questione che io vorrei star là, poi in realtà è molto difficile realizzare questa cosa. Infatti voleva sempre andare via, mi diceva sempre che voleva andare via, alla fine era sempre qua. E Allora allora abbiamo su scritto sta la cosa prima qui canzone. ci abbiamo già chicchiato, La canzone si chiama My City, la mia città. no? Che parla di per quanto una persona possa desiderare di lasciare le proprie radici, alla Radici. fine non può farlo, non può farlo, ma è anche giusto che sia così. Se voi paragonate il lazzaretto al deserto, capite un po' il concept, cioè tutto è nato lì, al lazzaretto, quindi come se noi fossimo al tramonto del deserto californiano, passa la nottata, ricerchi la tua arte, col chiaro di luna, ti svegli la mattina, devi ritornare alla realtà, però sei sempre nel deserto. Il concept gira tutto su questo significato qua, cioè la ricerca, come uscire dalla nostra città, quindi dalla nostra realtà. E Dalla cercare, routine. esatto, la routine per cercare quello che ci piace fare. Si ritorna sempre dove si, alla nostra realtà, però lo hai fatto dopo che hai trovato la tua arte, che è quella la differenza. Cioè, capire cos'è che ci fa star bene e cos'è che ci fa accettare quello, la nostra realtà quando non ci va bene. Perché quello significa. La nostra realtà ci va bene, ma non ci va bene. Aspetta che mi sta chiamando Freud. Mi faccio un attimo infatti. Fatto due Non so chiacchiere di come è Google. venuta questa. Ah, Me la sulla tua segno? palla? Me la Segna, segna. segno. Magari se facciamo un altro pezzo. Uguale agli altri, ma facciamo un altro. Sons è proprio un modo per dire in maniera diversa, noi facciamo musica buona, noi siamo Sì, anche gente che perché non si fa. ferma solo al concerto o alla sala prove, Esatto. cioè comunque ci pensiamo, cioè almeno io ci penso molto al progetto, a quello che si può fare, quello che si può fare Facciamo un passo domani alla o quello volta. che dobbiamo fare direttamente al prossimo concerto. Però sempre lì, cioè sempre su quello che è tangibile, Sì, perché è molti. tipo una doppia vita, io la vedo un Sì, po' così, ah beh, è veramente. vero. Però molti vedo che, cioè almeno parlo personalmente, vedo che si perdono alla ricerca di fare per forza le determinate cose che ti fanno provare a immaginare di diventare, quindi neanche di dire cazzo sono musicista, no, Sì, la tua l'ansia di mamma. arrivare, Esatto, arrivare. assolutamente. Cioè, ecco, Sentirsi musicista. questo progetto non doveva avere quel. Beh, non ce l'ha comunque. Non ce Cioè, l'ha. tanto Non ce l'ha. cioè, se anche mai fosse un giorno sarà Esatto, quindi spero che non naturale. ci accorgeremo mai magari di essere anche. Perché tutto può succedere, cioè nel senso, non bisogna escludere qualcosa, però. Spero di non accorgermene mai io, almeno personalmente. Ma La infatti particolarità. più che un progetto musicale è una valvola di Sì. sfogo. Cioè siamo tutti stressati fino al venerdì e si arriva in fondo che in realtà abbiamo proprio bisogno di buttare fuori l'ansia, la frustrazione e la sala prove è un toccasana. Infatti è per quello che poi facciamo le 4 del mattino tutti i Esatto, venerdì. d'amore. Perché non tanto perché abbiamo chissà cosa da suonare, proprio perché ci prende e non pensiamo a niente. È il nostro deserto. Esatto, è il nostro deserto.